L'allarme è scattato sabato mattina su segnalazione di alcuni diportisti. In serata la riunione operativa, oggi il primo intervento per arginare lo sversamento abusivo che ha raggiunto il fiume attraverso un canale delle acque bianche, cioè un tombino. A rintracciare l'origine dello sversamento e l'eventuale colpevole ci penseranno le indagini avviate da Forestale e Guardia Costiera. Ieri durissimo il sindaco di Pescara Masci, che ha ipotizzato come ci sia qualcuno che si diverta a pulire i serbatoi versando direttamente nelle fognature i residui. Intanto, come detto, questa mattina si registra il primo intervento di bonifica da parte della Servimar di Ortona, l'azienda che peraltro cura la pulizia del Porto Canale. Con l'ausilio di una piccola imbarcazione sono stati posizionati in due punti critici dei lunghi serpentoni bianchi di contenimento. Il nome tecnico è Oil Booms, vere e proprie barriere galleggianti oleoassorbenti di 30 metri per 20 centimetri di diametro, che hanno la doppia funzione di bloccare il flusso della sostanza inquinante e poi di assorbirla. Le barriere sono legate a terra e poi ancorate al fondo del fiume. Successivamente verranno posizionate delle boe luminose per la sicurezza della navigazione del canale. Infine, nel pomeriggio sono attesi i risultati ufficiali delle analisi effettuate dall'ARTA. Da un primo esame oggettivo dovrebbe trattarsi di idrocarburi mischiati ad altre sostanze come catrame. L'agenzia accerterà anche, con ulteriori prelievi in mare, se lo sversamento abbia influito o meno sulla qualità delle acque marine.